Oggi volevo fare una riflessione mistica che parte dal concetto di movimento. Se nella mia esperienza ciò che più si avvicina al concetto di Dio è il movimento, è il flusso interconnesso di ogni cosa, è il movimento armonico della dinamica originaria che attraversa ogni cosa. Prova a sentirlo e poi prova a pensare per esempio alle parole di Cristo e al grande misunderstanding sotteso. Pensa, lascia tutto e seguimi, oppure io sono la via, la verità e la vita, oppure il regno dei cieli è dentro di te, il Padre mio che sta nei cieli. Che cos'è questo via, vita e verità che ti chiede di seguire? Che cos'è questo regno dei cieli che è dentro di te? Non è certo cercare di fare il bravo e di non fare peccati. Lascia tutto e seguimi. Segui quel ritmo, quel flusso, quel moto incessante che pervade ogni cosa. Pervade ogni cosa, certo, siamo così disabituati a fermarci e ad ascoltare. Guarda, qui c'è un torrente, c'è un fiume, ma sì, buonanotte, c'è un laghetto che si muove incessantemente. Da dove viene quel moto incessante delle acque? Lì è più apparente, ma questo moto incessante attraverso ogni cosa, è un flusso armonico e armonizzante. È quello che chiamiamo in psicologia transpersonale il sé come principio armonizzatore. O, se preferisci, il divino, il principio dell'uno che armonizza ogni cosa e che tu senti se ti permetti di stare nel vuoto, in contatto. E se lasci tutte queste stronzate di morale, piuttosto che credere che sia qualcuno fuori di te che ti può dire come farlo. Certo, è un paradosso perché te lo sto dicendo, ma il paradosso è la sfida, comprendere il paradosso. Quando qualcuno ti dice lascia tutto e seguimi, indicando il flusso della vita, si tratta di riconoscerlo dentro di te e quindi fai quello che l'altro suggerisce, ma lo fai ascoltando dentro di te. Per cui permettiti la fiducia nel moto incessante, la fiducia nel riconoscimento che la grazia è già qui. Il regno dei cieli è qui, è dentro di noi. Ce l'ha detto. Il regno dei cieli è qui, è dentro di noi e si manifesta come un flusso armonico che ti prende e ti guida prima di tutto. Cosa c'è di più concreto delle tue cellule che pulsano? Cosa c'è più concreto del movimento delle acque di un laghetto, del movimento del sole, del movimento armonico delle sfere celesti, di ogni cosa? Il movimento armonico è il divino e tu, noi, io, tu siamo immersi. Perché mai quindi ritenere che si debba fare chissà quale fatica o attendere chissà cosa per stare nella grazia del Signore, nella grazia del nostro sé? Liberiamoci dall'idea che bisogna realizzare alcunché. È ora, è qui. E adesso è il momento per la rivelazione, per riconoscere il moto armonizzante del divino che ci prende per mano e dice vieni figlia, vieni figlio, è tutto a posto. E non c'è niente di New Age in questo, è totalmente e profondamente concreto. Basta che te lo permetti, vuoto e sveglio, vuota e sveglia.